Ogni archeologo ha una storia, un racconto di quando hanno trovato qualcosa di così notevole che nessuno dei loro colleghi li ha creduti. Molti paleontologi hanno storie simili e tutte valgono la pena di essere ascoltate. Abbiamo avuto la fortuna di sentire molte di queste storie e ora le condividiamo con voi in questo video pieno di scoperte incredibili. Cominciamo! L'invenzione della polvere da sparo ha cambiato la natura della guerra. Fu utilizzata per la prima volta in Cina all'inizio del X secolo, ma ci vollero circa 300 anni per diffondersi in tutta l'Eurasia. Tuttavia, la ricetta della polvere da sparo fu modificata e maneggiata regolarmente, con le persone alla ricerca di modi per renderla più potente e distruttiva. Lo studio delle prime ricette conosciute di polvere da sparo rivela che alcuni ingredienti sorprendenti sono stati testati nella miscela. È il carbone, lo zolfo e il nitrato di potassio che danno alla polvere da sparo la sua potenza, ma le antiche ricette cinesi raccomandavano a volte anche l'inclusione di vernice, canfora e persino brandy. Col tempo, la quantità di nitrato di potassio inizia ad aumentare negli anni 1300, mentre il carbone diminuisce. Questa era probabilmente una decisione di salute e sicurezza. La ricetta viene nuovamente invertita negli anni 1400, quando lo zolfo e il carbone aumentano e il nitrato di potassio diminuisce. Ciò avrebbe generato molto più calore e reso la polvere pericolosamente instabile durante il trasporto. Forse è per questo motivo che il brandy e l'acqua sono stati aggiunti, nel tentativo di neutralizzare il pericolo. Ancora oggi utilizziamo alcune di queste ricette del XV secolo quando produciamo fuochi d'artificio. Dipingere le pareti interne di una tomba può sembrare un esercizio abbastanza inutile. Dopotutto nessuno le avrebbe viste una volta sigillata la tomba. Tuttavia, nel settembre del 2021, degli scavi nella chiesa di Notre-Dame a Bruges, in Belgio, hanno rivelato la presenza di due tombe dipinte risalenti al XIV secolo. È stata scoperta anche una terza tomba, ma questa non era decorata. I resti di 50 persone sono stati trovati nelle tombe, insieme ai chiodi che un tempo tenevano insieme le loro bare. Il legno si è ormai decomposto da tempo. La tomba più riccamente decorata è coperta di affreschi, molti dei quali raffigurano angeli e scene della Bibbia, tra cui una versione vivacemente sanguinolenta del Calvario. Il luogo della crocifissione appare anche nella seconda tomba, questa volta mostrando Cristo sulla croce, circondato da Maria e Giuseppe. La qualità e l'estensione dei lavori sono impressionanti, considerando che all'epoca in cui queste tombe furono realizzate, le leggi religiose stabilivano che le persone dovevano essere sepolte entro 24 ore dalla loro morte. Una stazione di pompaggio sotterranea è in costruzione sul sito del ritrovamento. Così le tombe saranno rimosse nella loro interezza e portate in un museo. Vi abbiamo promesso un po' di paleontologia. Nel gennaio del 2021, ricercatori in Argentina hanno annunciato di aver trovato il fossile di quello che potrebbe essere non solo il più grande dinosauro mai scoperto, ma anche il più grande animale conosciuto dalla scienza. Il fossile rivoluzionario è stato trovato nella provincia di Neuquén, nel nord-ovest della Patagonia, e sarebbe un titanosauro. Questa famiglia di giganteschi lucertoloni dell'era Cretacea è già la più grande specie di dinosauri conosciuta, ma questa creatura è enorme anche secondo questi elevati criteri. Basandosi sulle sue ossa, avrebbe misurato circa 150 piedi di lunghezza e avrebbe pesato fino a 100 tonnellate. Poiché il fossile contiene solo uno scheletro parziale, è impossibile per gli scienziati essere precisi. Essi estrapolano i dati dalle ossa che hanno. Se hanno ragione nelle loro stime, il dinosauro sarebbe ancora più grande della balena azzurra. I mammiferi marini sono attualmente elencati come le più grandi creature che siano mai esistite sulla Terra, in quanto sono in grado di misurare fino a 110 piedi di lunghezza con un peso fino a 170 tonnellate. Se ci perdonate il gioco di parole, il dino farebbe uscire la balena dall'acqua in termini di lunghezza. Ecco una scoperta incredibile che è stata trovata in una soffitta nel luglio del 2019. Il fatto che si trovasse nella soffitta del santuario Kasuga Taisha a Nara, in Giappone, avrebbe dovuto essere un indizio del suo valore, ma i responsabili del santuario pensavano che fosse solo una vecchia lama arrugginita.
è stata tirata fuori dalla soffitta insieme a tutte le altre vecchie spade per partecipare a una cerimonia che si tiene ogni 20 anni. Ed è in quel momento che qualcuno le ha dato la prima pulizia che aveva ricevuto da decenni. Fortunatamente c'era un esperto di spade samurai nella stanza e, una volta scomparsa la ruggine, l'ha immediatamente riconosciuta come una spada estremamente rara del XII secolo. È una lama Kohoki ed è una delle più antiche esistenti. Gli esperti dicono che era probabilmente una spada di famiglia, fatta su misura per un antico samurai, poi tramandata di generazione in generazione. Avrebbe potuto essere persino fabbricata dal maestro fabbro del XII secolo Yasutsuna, poiché porta alcune delle sue caratteristiche distintive. La spada è ora esposta nel museo del santuario, dove avrebbe dovuto trovarsi fin dall'inizio. Ci sono così tanti resti e rovine di antiche colonie in Perù che alcune sono quasi totalmente trascurate. Tra questa raccolta di meraviglie antiche trascurate si trova Tucume, la valle delle piramidi peruviana. La valle si trova a chilometri di distanza dalla civiltà perduta tra le Ande e la costa del Pacifico, in una pianura altrimenti priva di rilievi. Ci sono oltre 250 piramidi qui, distribuite tra 3 antiche città piramidali. Sembra che ogni sito sia stato costruito dopo l'abbandono del precedente, ma le ragioni di questi abbandoni sono sconosciute. Si pensa che Tucume sia stato costruito intorno all'anno 1100 e sia rimasto occupato per 500 anni. La seconda cultura viene accreditata della sua costruzione, ma i Kimu lo hanno utilizzato dopo la partenza dei Siken e infine è stato adottato dagli Inca. Il vicino canale di Tami è considerato costruito nello stesso periodo delle piramidi. Nessuno studio archeologico è stato condotto qui fino a quando Thor Heyerdahl ha portato una squadra nel 1998. Hanno trovato tombe tra le piramidi, ma pochissimi manufatti. Interessante notare che le persone che vivono più vicino al sito lo chiamano Pergatio, piuttosto che Tucume. Nessuno sa come sia apparso il nome, ma si dice che sacerdoti cattolici abbiano gettato miscredenti dall'alto delle piramidi in punizione per aver rifiutato il cristianesimo. Nell'aprile del 2017, degli archeologi che effettuavano scavi esplorativi sotterranei vicino alla città iraniana di Salman hanno scoperto un intero villaggio sotterraneo. Nessuno sapeva che fosse lì fino al loro arrivo. Il villaggio è composto da 50 grandi stanze che avrebbero fatto da abitazioni, tutte collegate da tunnel sotterranei. Hanno anche trovato i resti di 60 persone, il che suggerisce che il villaggio potrebbe essere stato brevemente utilizzato come luogo di sepoltura dopo la fine della sua fase residenziale. Sulla base delle prove archeologiche disponibili in loco, si ritiene che abbia circa 250 anni. Ciò colloca la costruzione delle stanze al tempo dell'Impero Partico. A parte alcuni vasi di ceramica, sono stati lasciati pochissimi manufatti nelle stanze, quindi è difficile per gli archeologi imparare molto sulle persone che vivevano qui. C'era molto spazio in superficie, quindi le ragioni per cui qualcuno scavava sotto per vivere al buio possono essere solo indovinate. Sfortunatamente, nessuno ha delle buone supposizioni. Nel scavare i resti di un antico palazzo egizio a Tel el Daba nel 2012, degli archeologi hanno fatto una scoperta macabra. Hanno trovato 4 pozzi funerari e, in fondo a questi pozzi funerari, hanno trovato 16 mani umane mozzate. Per rendere questa strana scoperta ancora più strana, non ci sono mani sinistre tra la collezione. L'esame dei resti ha rivelato che avevano 3600 anni. Ciò ci riporta a un'epoca in cui questa parte dell'Egitto era controllata dagli Ittiti, popolo guidato dal re Kian. Ciò ci permette di mettere le scoperte nel loro contesto e di confermare una leggenda antica e sinistra. Si diceva che il re Kian avesse enormi riserve d'oro e le vendesse solo a persone che potevano presentargli una mano destra mozzata. Sebbene sia possibile che alcuni individui disperati si siano tagliati le proprie mani in cambio di ricchezze, la maggior parte delle mani era probabilmente consegnata al re dai soldati che le avevano tagliate dalle braccia dei suoi nemici. Nessuna registrazione di questa pratica esiste nel nord di Canaan, che è la patria originale degli Ittiti, quindi questa bizzarra e spiacevole pratica deve essere stata localizzata. Il relitto di Uluburun si presume abbia 3300 anni, ma nessuno ne è sicuro.
Si trova al largo della costa sud-ovest della Turchia ed è considerato uno dei relitti più antichi del mondo intero. Per non parlare di uno dei più ricchi, dei subacquei turchi che raccoglievano spugne hanno scoperto il relitto per caso nel 1982, scatenando una frenesia di attività archeologica marina che ha portato al recupero di lingotti di rame preziosi, così come di contenitori di ceramica pieni di uva e fichi. La progettazione della nave suggerisce che provenga da Cipro, sebbene un'origine palestinese sia anche possibile. Rimane così poco legno che la datazione al carbonio è impossibile e la stima di 3.300 anni deriva da uno scarabeo d'oro inciso con il nome della regina egiziana Nefertiti. L'assenza di scafo significa che è anche impossibile determinare come o perché la nave sia affondata. Data la sua dimensione e la quantità di carico, si può dire con sicurezza che sarebbe stata una perdita devastante per chi l'aveva pagata per navigare. C'è molto che non sappiamo sulla storia antica delle Filippine. Le persone che vivevano qui centinaia di anni fa lo facevano in isolamento rispetto al resto del mondo. Hanno sviluppato la loro cultura unica, esente da influenze esterne, ma hanno lasciato poche tracce. Ecco perché la lastra di rame di Laguna è così importante. L'artefatto è stato inciso nell'anno 822, ma è stato trovato solo nel 1987 durante il dragaggio del fiume Lumbang. Il messaggio inciso sulla sua superficie sembra essere incompleto. Scritto in antico Kawi dice: «Salve, nell'aprile dell'anno Saka 822, l'astronomo dice che il quarto giorno della metà oscura della Luna è lunedì. La traduzione è corretta, ma il messaggio non ha senso. È possibile che la lastra avesse un compagno che avrebbe fornito il contesto alle parole. L'uso dell'antico Kawi è significativo, perché proviene da Giava, in Indonesia. Per essere stata utilizzata nelle Filippine così tanto tempo fa, potrebbe significare che c'erano più scambi culturali tra le due regioni di quanto gli storici pensassero. Yonaguni è rinomato per le sue straordinarie strutture subacquee situate al largo della costa dell'isola di Yonaguni, l'estremo occidentale dell'arcipelago delle Ryukyu in Giappone. Queste strutture sono state scoperte fortuitamente da un subacqueo nel 1986. Le strutture di Yonaguni si distinguono per le loro linee definite e le forme angolari che sembrano composte di arenaria e fango, con alcuni elementi che raggiungono fino a 5 metri di altezza. Una delle strutture più notevoli è conosciuta come il Monumento di Yonaguni, che dà l'impressione di avere scale, terrazze e forme geometriche perfette. Il monumento in sé misura all'incirca 150 metri in lunghezza, 40 metri in larghezza e 27 metri in altezza. C'è un notevole dibattito sull'origine di queste strutture. Alcuni scienziati e ricercatori credono che siano formazioni geologiche naturali, affermando che la formazione è stata probabilmente modellata dall'erosione marina e dall'attività tettonica nel corso di migliaia di anni. Altri, tuttavia, sostengono che le strutture siano di origine umana, suggerendo che potrebbero essere i resti di un'antica civiltà che esisteva durante l'ultima era glaciale, quando il livello del mare era significativamente più basso. Fino a questo momento, l'origine delle strutture di Yonaguni rimane un mistero. Alcune delle prime sculture realizzate dai nostri antenati sono rappresentazioni degli animali che vivevano intorno a loro. Se vivevi in Francia durante l'era glaciale, questi animali avrebbero incluso delle renne, qualcuno che viveva vicino all'attuale posizione del villaggio francese di Bruniquel, 13.000 anni fa, vide due renne nuotare e fu così ispirato da questa vista maestosa che creò questa incredibile scultura. È uno dei più antichi manufatti dell'enorme collezione del British Museum. Il pezzo è intagliato in un'unica zanna di mammut con strumenti di pietra, poi accuratamente levigato e inciso. Dalla sua scoperta nel 1866 fino al 1904, la scultura era considerata due opere d'arte separate. Ma un archeologo francese che visitò il British Museum notò che i due pezzi si univano per formare un insieme più grande di due renne nuotanti fianco a fianco, un maschio e una femmina. L'oggetto non poteva avere un uso pratico e può quindi essere interpretato solo come un'antica opera di espressione artistica, ricordandoci che anche i nostri antenati più lontani erano più capaci e contemplativi di quanto spesso gli attribuiamo.
Nel Regno Unito, le persone di fede cristiana si lamentano a volte che le vecchie chiese vengono demolite per far posto a edifici non religiosi. Questa lamentela probabilmente non è nuova. Ecco un esempio di un sito sacro romano trasformato in una fabbrica di mattoni. Il sito, vecchio di circa 1900 anni, si trova vicino a Prior's Hall Park a Corby in Inghilterra. Questa regione è già nota per i suoi legami romani, con 40 grandi ville romane antiche scoperte dagli archeologi tra il 2011 e il 2016. Il vecchio sito sacro è stato scoperto nel dicembre 2020 dietro una delle ville ed era originariamente un tempio e un mausoleo romano-celtico. I romani lo costruirono su una cresta. L'elevazione aggiungeva al suo prestigio. Può essere identificato come un tempio a causa del suo grande cortile rettangolare circondato da mura, formando una cella tipica del tempio. Tuttavia, ci sono anche dei forni, che sono stati aggiunti nel corso del III secolo, scoperti con i resti di mattoni e tegole che sono stati prodotti sul posto. Anche i vecchi muri sono stati riutilizzati come percorso di transito, con il materiale rimanente utilizzato per costruire i forni. Il muro est della cella del tempio è stato parzialmente distrutto per creare un'entrata verso la fabbrica. Distruggere un luogo sacro in questo modo sarebbe generalmente considerato un atto di sacrilegio. Quindi gli archeologi non hanno idea di come il proprietario della villa se la sia cavata. Dobbiamo parlare del cranio di Bolinao. Questa testa umana del XIV secolo C ha fornito un prezioso spaccato della cultura filippina negli anni precedenti all'arrivo degli spagnoli. Il cranio è stato trovato nel sito archeologico di Balingase a Bolinao Pangasinan. Sebbene i dettagli precisi della sua scoperta, compresa la data, siano sconosciuti, sappiamo che non esiste un cranio simile a questo altrove nel mondo. La sua unicità deriva dalle decorazioni dentali in oro, che assomigliano a squame di pesce. Per GLE appassionati di rap, si potrebbe dire che fosse la prima griglia del mondo. L'effetto è stato ottenuto forando i denti e riempiendo i buchi con barrette d'oro. Questo sarebbe stato un processo doloroso, ma si ritiene che fosse un metodo per dimostrare il proprio status sociale. I filippini preispanici erano anche noti per tingere i denti di nero o rosso per lo stesso motivo. Il doloroso processo di inserimento dell'oro nei denti era conosciuto come pusad e può essere considerato l'origine dell'odontoiatria estetica. Un sigillo medievale con l'immagine della Vergine e del Bambino è stato scoperto a Cobham, nella contea del Surrey, in Inghilterra, nel 2011. L'oggetto in bronzo risale al XIII o XIV secolo e reca l'iscrizione Sigillo della Chiesa di Santa Maria e St. Walford. L'ufficiale di collegamento del Consiglio della Contea del Surrey, David Williams, ha dichiarato che è un vero mistero come il sigillo sia finito nel priorato di Cobhamstone. Si ritiene che il sigillo sia stato creato per il priorato di Stone, che si trova nello Staffordshire settentrionale, e fu costruito da Wulfhere, il primo re cristiano di Mercia, nel VII secolo. Il priorato di Stone era un importante centro religioso della regione ed era noto per la sua associazione con St. Walfold, un martire locale che fu giustiziato per la sua fede cristiana nel VII secolo. Il sigillo è stato trovato da un appassionato di metal detector ed è stato restituito al ritrovatore dopo le analisi. Il priorato fu sciolto nel 1538 durante la riforma inglese di Enrico VII e le sue terre furono vendute a un proprietario terriero locale. La scoperta di una stufa decorativa nel castello di Zella, avvenuta nel novembre del 2022, offre uno sguardo affascinante sulla vita quotidiana dell'aristocrazia nella Polonia del XVI secolo. Il castello era situato in una palude nella Polonia centro-orientale ed era costruito interamente in legno. Gli scavi del sito sono in corso e la recente scoperta della base in argilla di un fornello in muratura e di piastrelle decorate con smalti verdi, gialli, bianchi e blu rappresenta uno sviluppo significativo. Le piastrelle stesse erano magnificamente decorate con complessi motivi geometrici, motivi vegetali e immagini di animali, tra cui grifoni e figure umane. Tali piastrelle erano probabilmente riservate ai ricchi e alle élite, e la loro scoperta offre uno sguardo affascinante sui gusti e gigli stili dell'aristocrazia dell'epoca. Oltre alle piastrelle, il team ha scoperto anche prove di banchetti, come ossa di maiale e di bue e frammenti di vasi di ceramica.
Ciò suggerisce che il castello era un luogo conviviale, dove l'aristocrazia si riuniva per festeggiare e gustare buon cibo e bevande. Nel corso degli anni, il castello di Zella ha rivelato un tesoro di informazioni sulla Polonia del XVI secolo, offrendo preziosi spunti di riflessione sulla vita delle élite dell'epoca. Nel 2013, un team di archeologi ha scoperto i resti di una sacerdotessa, o Regina Moshe, sepolta in una lussuosa tomba a San José de Moro, un centro cerimoniale della civiltà precolombiana Moshe, situato sulla costa settentrionale del Perù. La tomba conteneva una bara riccamente decorata e ricoperta di lastre di rame, e al suo interno uno scheletro sepolto 1200 anni fa, accompagnato da preziosi vasi di ceramica, un coltello cerimoniale e una coppa d'argento. La civiltà Moca era considerata in precedenza una società dominata dagli uomini, ma la scoperta di una tomba di una donna potente ha infranto questa idea. Questa scoperta ha portato all'esposizione di altre 7 tombe simili che si ritiene contengano i resti di sacerdotesse Moshe che indossavano ricchi capi e collane di perle, circondate da vittime sacrificali e preziose reliquie. Gli archeologi ritengono che le sacerdotesse Moshe fossero tra gli individui più importanti della loro società e che le loro elaborate tombe raccontino la storia della loro vita e del loro status sociale attraverso intricati disegni su vasi di ceramica che rappresentano la vita quotidiana e le credenze cosmologiche. Il popolo Moche ha lasciato la sua eredità sulla Terra ed è considerato la prima civiltà statale delle Americhe. Nel settembre del 2020, gli operai edili di Phnom Penh, in Cambogia, stavano lavorando al cantiere di una nuova stazione di pompaggio dell'acqua quando si sono imbattuti in un antico leone di pietra del periodo ancoriano. La bestia di pietra è stata trovata rotta in 2 pezzi ed era sepolta in profondità quando Gilai operai l'hanno trovata. Si trovava a più di 3 metri e 65 centimetri sotto il livello della strada. È possibile che il leone sia legato al vicino tempio di Wat Phenom, poiché assomiglia nel design alle statue di leone che sorvegliano lo stupa principale del tempio e la sua pagoda. Ma c'è un problema con questa teoria. Il tempio non sembra mancare di statue. E anche se fosse, questa è molto più grande. Gli storici cambogiani ipotizzano che accanto al tempio Chi fosse una grande struttura religiosa, ma che l'edificio sia stato distrutto molto tempo fa e la statua del leone sia stata sepolta. Il tempio fu costruito nel 1372, quindi è probabile che il leone sia stato realizzato nello stesso periodo. Ma poiché è così difficile per gli scienziati determinare l'età dei manufatti in pietra, non c'è modo di esserne certi. La coupé d'oro, o carrozza di stato numero 1, è la più sfarzosa delle carrozze ancora utilizzate dalla famiglia reale danese. La carrozza fu costruita dall'officina di Copenaghen di Enrico V nel 1839 e fu usata per la prima volta da Cristiano VIII. Da allora è stata usata da tutti i monarchi danesi ed è tuttora utilizzata da Margrete II per occasioni speciali come le visite di Stato e l'annuale levata di Capodanno di gennaio. La coupé d'oro è una coupé di gala con posti a sedere per 2 persone ed è placcata in oro a 24 carati con un vano sospeso da cinghie di cuoio che offre una guida relativamente confortevole. Sebbene in precedenza si ritenesse che la coupé d'oro fosse stata commissionata appositamente per l'ingresso di Cristiano VIII a Copenaghen, le cronache contemporanee hanno dimostrato che era stata commissionata nel 1839 per il 50° anniversario di Federico VI e della regina Maria Sofia l'anno successivo. Sembra che la coupé d'oro sia stata utilizzata per la prima volta il 2 marzo 1841 per l'inaugurazione della Corte Suprema. Quando non viene utilizzata, è esposta nel Museo delle Carrozze Reali di Christiansburg insieme ad altre carrozze reali. Il Limburg Stereotique è un reliquiario bizantino creato alla metà o alla fine del X secolo a Costantinopoli. È un eccellente esempio di smalto bizantino nella tecnica cloisonné, comunemente utilizzata a Bisanzio a partire dal IX secolo. Il Limburg Stereotique è composto da 2 parti realizzate in tempi diversi. La croce a 2 braccia rimovibile è stata realizzata per prima e conterrebbe, secondo la leggenda, 7 frammenti della vera croce, sempre che esista.
La scatola e il suo coperchio scorrevole rimovibile sono stati realizzati per primi e sono destinati a contenere il reliquiario a forma di croce al centro della scatola. Il cofanetto ha 10 pannelli smaltati che raffigurano angeli in abiti di corte e ogni scomparto ha un'iscrizione che identifica la presunta reliquia contenuta al suo interno. La scatola contiene 10 reliquie che si ritiene abbiano legami autentici con Gesù Cristo, tra cui gli abiti di Gesù, la corona di spine indossata da Cristo durante la crocifissione e la cintura della Vergine Maria portata da Zella. Il Limburg Stereotik si trova oggi nel Museo Diocesano di Limburg an der Lahn, in Assia, Germania. Esaminiamo ora l'affascinante stele della regina Tedesceri. Si tratta di una stele di donazione in pietra calcarea commissionata dal primo faraone Amosis, fondatore della 18ª dinastia d'Egitto, oltre 3.500 anni fa. Questo antico manufatto è stato scoperto nel 1902 nel centro del culto di Amosis, ad Abydos, dove è stato rinvenuto in due pezzi. La stele fu eretta nel complesso funerario di Amosis, che comprendeva anche un cenotafio dedicato a sua nonna, la regina Tedesceri. Era la grande moglie reale di Sekenenretaa e nonna di Amosis e della sua principale moglie, Ames Nefertari. La doppia scena raffigurata nella lunetta superiore mostra il re Amosis che presenta tavole di offerte alla regina Tedesceri, il cui nome è iscritto in alcuni cartigli. Il testo geroglifico sotto la lunetta rappresenta i nomi di Tedesceri e Nefertari, con Amosis che dice a Nefertari di fare offerte e costruzioni per Tedesceri. Il testo multicolonna sulla lunetta è identico a sinistra e a destra. Il nome Amosis è tradotto come «nato dalla luna» o «signore lunare della forza di re», «toro vittorioso di Tebe». È un titolo grandioso, ma non meno grandioso di quello di qualsiasi altro faraone del suo tempo. Il vaso Torlonia, noto anche come vaso Torlonia di Cesi Albani, è una magnifica opera d'arte romana in marmo bianco. È un vaso colossale che misura 1,80 m di altezza ed è appartenuto ad alcuni dei più eminenti collezionisti di antichità del mondo. Il vaso ha la forma di un cratere calix e presenta un'alta frise scolpita con un simposio bacchico e un bordo rovesciato che poggia su una base godronata che imita la metallurgia. Ha 3 anse collegate al corpo con maschere da saldatore barbute e poggia su 3 zampe di leone e una base triangolare, tutte aggiunte al pezzo originale nel XVI secolo. Il vaso stesso ha circa 2000 anni. È interessante notare che la storia del manufatto può essere rintracciata grazie all'interesse che ha suscitato negli artisti nel corso dei secoli. È stato documentato in varie forme artistiche, tra cui disegni e incisioni, ed è stato persino forato per servire come fontana da giardino nel XVI secolo. Ha fatto parte di diverse collezioni, a partire da quella del cardinale Paolo Emilio Cesi, fino a quella della famiglia Torlonia a Roma. Recentemente, un gruppo di subacquei ha esplorato il sistema di grotte Sacactún nella penisola dello Yucatan, dove ha trovato scheletri umani di circa 12.000 anni fa. L'esperto archeologo Guillermo De Anda ritiene che in una delle grotte sia stato scoperto un teschio umano rivestito di calcare. Molti storici ritengono che queste ossa appartengano agli antichi Maya che cercavano acqua nel sito. Il cranio in questione ha attirato l'attenzione dei ricercatori, che, dopo un'analisi dettagliata, hanno scelto di non commentarlo ulteriormente. Tuttavia, un giornalista messicano, Pedro Sanche, ha affermato di aver ricevuto informazioni riservate da una fonte anonima. Secondo la fonte, il cranio conteneva un impianto artificiale, diverso da una normale placca metallica inserita nel cervello. Si trattava di un microchip presumibilmente impiantato più di 12.000 anni fa. Poiché la questione è considerata altamente confidenziale, non ci sono informazioni su chi abbia inserito il microchip nel cranio Maya o quali siano le implicazioni di questa scoperta. Ci piacerebbe conoscere la vostra opinione su questo cranio enigmatico. Condividetela con noi nei commenti qui sotto. Nel corso degli anni sono stati scoperti innumerevoli pezzi di antichi gioielli celtici nelle isole britanniche, ma pochi sono così belli e preziosi come la spilla di Hunterston, trovata nei pressi di Hunterston nel nord della Scozia nel 1826. Secondo gli esperti, la spilla è stata fabbricata all'inizio dell'VIII secolo.
È fusa in argento dorato e intarsiata con pezzi di ambra, anche se oggi gran parte dell'ambra è scomparsa. Le decorazioni sulla superficie raffigurano corpi di animali intrecciati in filigrana d'oro. Al centro della spilla è presente una croce d'oro che rappresenta il Cristo risorto. Il pezzo ha un tocco personale. Sul retro della spilla, infatti, il proprietario ha inciso un messaggio in antiche rune norrene. Tradotto si legge: «Malbrigia possiede questa spilla». Gli storici del Regno Unito affermano che si tratta della più antica di tutte le spille ornate a penna mai rinvenute in Gran Bretagna e Irlanda, che è un modo prolisso per dire che è la più antica spilla di questo tipo mai trovata e probabilmente anche la più preziosa. Proseguendo con il tema, l'antico Egitto è noto per la sua cultura ricca e variegata, compresa la sua complessa arte e architettura. Un altro affascinante manufatto di quest'epoca è noto con il suggestivo nome di giovane cucchiaio cosmetico da bagno. Questa scultura della fine della XVIII dinastia si dice sia stata creata da un artista sconosciuto tra il 1400 e il 1300 avanti Cristo. Il cucchiaio è oggi conservato al Louvre di Parigi, dove è stato ammirato da innumerevoli visitatori provenienti da tutto il mondo. È chiamato cucchiaio da toeletta, a causa dell'errata convinzione che venisse utilizzato per applicare i cosmetici. Il cucchiaio è realizzato in legno di carrubo parzialmente dipinto ed è scolpito in stile intaglio ad alto rilievo, il che significa che può essere visto da tutte le angolazioni e avrà sempre lo stesso aspetto. Piuttosto che per i cosmetici, gli esperti suggeriscono un possibile uso nelle cerimonie religiose. Si ritiene che cucchiai cosmetici come questo fossero usati per gettare la mirra nel fuoco come offerta agli dei o ai morti. Questo aggiunge un altro livello di significato al cucchiaio, evidenziando l'importanza delle pratiche religiose nell'antica società egizia. L'elmo di Sutton Hoo è uno dei manufatti antichi più iconici mai scoperti nelle isole britanniche. Se siete cresciuti in Gran Bretagna, probabilmente ne avete visto le immagini sulle copertine dei libri che avete studiato durante le lezioni di storia a scuola. Descritto dagli esperti come la più importante scoperta anglosassone di tutti i tempi, l'elmo fu trovato sepolto nella tomba di un capo guerriero nel 1939, insieme a tutte le armi del guerriero e alla sua barca lunga 33 metri e mezzo. È chiaro che questo guerriero era un leader potente e rispettato, ma purtroppo il suo nome si è perso nella notte dei tempi. Spesso si dice che la tomba e l'elmo potrebbero essere appartenuti al leggendario re Radvald dell'Anglia orientale, ma non è possibile dimostrarlo con certezza. La scoperta dell'elmo ha cambiato tutto ciò che gli storici e gli archeologi britannici credevano della cultura anglosassone di 1400 anni fa. Fino alla scoperta del tesoro di Sutton Hoo, gli storici consideravano quel periodo storico come l'Alto Medioevo e gli abitanti delle isole britanniche come tribù selvagge poco sofisticate. Il livello di sofisticazione che ha portato alla progettazione di questo famoso manufatto dimostra il contrario. La storia dei manufatti noti come codici di piombo della Giordania è controversa. I libri di piombo sarebbero stati scoperti in fondo a una grotta in Giordania nel marzo del 2011. Le pagine metalliche contengono iscrizioni legate alla scuola mistica ebraica della Kabbalah. Dopo un anno di indagini, molti esperti, tra cui quelli impiegati dalla BBC nel Regno Unito, li dichiararono falsi. 4 anni dopo, un'indagine dell'Università del Sussex nel Regno Unito riuscì a dimostrare che il piombo utilizzato nei libri è antico, ma non riuscì a determinare l'età delle iscrizioni in essi contenute. Da allora, nessuno è riuscito a stabilire se i codici siano veri o falsi. Le pagine hanno 2000 anni, così come i frammenti di cuoio che le collegano, ma gli storici hanno detto che le iscrizioni sono piene di errori e sono incoerenti, suggerendo che qualcuno ha trovato un libro antico e ha cercato di renderlo più interessante cercando di spacciarlo per religioso. Coloro che credono nella veridicità dei codici affermano che ciò che è scritto sulle pagine è scritto in codice ed è per questo che non sembrano avere senso. Uno dei codici presenta persino l'impronta di un volto umano che, secondo alcuni studiosi, è il primo ritratto di Cristo conosciuto. Non ci aspettiamo che questo dibattito finisca presto. Iniziamo nella città turca di Harran,
dove questa fiala di medicinali medievali è stata scoperta nel febbraio del 2019. Se vi state chiedendo come gli archeologi responsabili della scoperta abbiano potuto determinare che l'artefatto di terracotta è una fiala di medicina, la risposta risiede nel fatto che al suo interno vi sono ancora dei rimedi. Gli esperti stimano che la fiala abbia circa 900 anni. È riccamente adornata su tutte le sue facce, compresa l'immagine di un paio di serpenti intrecciati, un simbolo medico ancora oggi utilizzato a livello globale. Gli storici turchi sostengono che la fiala sia stata probabilmente realizzata durante il periodo dei Zengidi, che governarono il Levante e l'Alta Mesopotamia nel XII secolo, prima di essere soppiantati dagli Ayyubidi. È impossibile identificare specificamente il medicamento contenuto nella fiala, ma la scoperta dell'artefatto rafforza la convinzione degli storici che Harran fosse un importante polo medico tanti secoli fa. Qui vengono scoperti più manufatti legati alla medicina di quanti se ne trovino di solito entro i confini della media delle antiche colonie turche. Attualmente, la regione figura nella lista provvisoria dei patrimoni dell'UNESCO, potendo eventualmente essere elevata allo status di patrimonio mondiale. Rimanendo in Turchia, volgiamo ora la nostra attenzione verso qualcosa di considerevolmente più antico. Questo antico sigillo è stimato avere circa 9.000 anni ed è stato scoperto nel 2018 all'interno di un tumulo a Mersin, una città situata sulla costa meridionale della Turchia. Il tumulo è noto come Mound di Yamuktepe ed era già familiare agli archeologi al momento della scoperta. Sigilli di questa natura sono considerati una forma di designazione di proprietà private. I motivi geometrici su di essi possono avere un significato simbolico, sebbene sia anche plausibile che siano semplicemente una forma di decorazione. L'artefatto è stato rinvenuto durante un progetto di scavo che si è protratto per 2 mesi e mezzo, il quale ha rivelato anche una punta di freccia in ossidiana e un insieme di pietre da fionda, indicando forse che l'individuo sepolto nel tumulo fosse un guerriero o un soldato. Scoperte di sigilli di questa età sono già avvenute in passato, tuttavia sono estremamente rare, e trovarne uno in così buono stato di conservazione è un evento ancor più insolito. Purtroppo non disponiamo di molte informazioni sulla cultura che lo ha creato, nemmeno il suo nome. Gli archeologi stanno esplorando un sito a Forstenfeldbruck in Baviera, Germania, dal 2021. Una delle scoperte più affascinanti che hanno fatto fino a questo momento è un pozzo. Ma non si tratta di un comune pozzo, bensì di un pozzo dei desideri di 3.000 anni fa. Con una profondità di circa 5 metri, il pozzo è rivestito di legno. Sul fondo, perfettamente conservata, giace una collezione di depositi rituali dell'età del bronzo. Come suggerisce il nome, questi depositi sono stati intenzionalmente posizionati nel pozzo. Gli oggetti includono 70 coppe, ciotole e vasi ornati, del tipo generalmente associato a manufatti funerari. Ogni oggetto è stato individualmente avvolto e accuratamente calato nel pozzo, il che ha portato alla conservazione di molti di essi intatti. Tra gli altri oggetti recuperati sul fondo del pozzo dei desideri, ci sono spirali metalliche, pendenti con denti di animali e spilloni di bronzo per abiti. Tuttavia, la maggior parte delle scoperte sono monete. Gli storici non sono sicuri se le monete siano state gettate nel pozzo per portare fortuna o se le persone dell'epoca comprendessero, a un certo livello, che il rame e l'argento hanno proprietà biocide che rendevano l'acqua del pozzo più sicura da bere. Ora ci spostiamo in Cina per una scoperta avvenuta nel gennaio del 2022. Se seguite questo canale da qualche tempo o se avete un interesse appassionato per l'archeologia, probabilmente avete già visto armature da combattimento realizzate con quasi ogni materiale immaginabile, dai denti alle bucce di cocco. Tuttavia, è probabile che non abbiate mai visto un'armatura come questa prima. È stata etichettata come un'armatura di scaglie di pesce e risale a circa 2500 anni fa. Il nome è un po' fuorviante, poiché l'armatura trovata all'interno della tomba a Torfan, ai margini del deserto del Taklamakan, non è in realtà fatta di scaglie di pesce. Invece, è composta da più di 5.000 scaglie di pelle sovrapposte, disposte in un modello per dare l'aspetto di scaglie di pesce.
Gli esperti ritengono che sia stata importata dal Medio Oriente e quindi può rappresentare una rara forma di scambio tecnologico tra i due territori in quel momento storico. Un'armatura del genere sarebbe utile, poiché offre una maggiore protezione contro gigli attacchi di forza contundente rispetto a un'armatura di maglia e inoltre è meno costosa da produrre, sebbene manchi di flessibilità e copertura. Ora torniamo in Turchia, dove un antico e primitivo strumento musicale è stato scoperto nel luglio del 2021, durante gli scavi a Bakan Ayvler in Anatolia. È considerato lo strumento musicale più antico mai trovato nel paese, con un'età approssimativa di 8.500 anni. La scoperta è avvenuta dopo che un residente locale ha informato il Museo di Archeologia di Belicik su alcuni frammenti di ceramica che aveva recentemente trovato in un campo. Ciò ha innescato un'escavazione su larga scala. Gli archeologi professionisti hanno rapidamente trovato 11 insiemi di resti umani di circa 9.000 anni, così come semi di grano saraceno, orzo e lenticchie, suggerendo che questi antichi popoli erano abili agricoltori. Questo manufatto osseo è considerato un flauto o un fischietto. Ha un foro meticolosamente perforato su un lato e altri due sul lato opposto. La presenza di fori suggerisce che ha più in comune con un flauto moderno che con un fischietto. Strumenti simili, ma distinti, sono stati precedentemente trovati in altre regioni della Turchia e sono noti come tutaks. Lo strumento è troppo delicato per essere suonato, ma gli esperti prevedono di creare una copia esatta per poterne ricreare il suono. La cittadina di Bamburg, nel Northumberland, Inghilterra, è maggiormente nota per il suo antico castello. Tuttavia, rispetto alla prossima scoperta, il castello potrebbe sembrare essere stato costruito ieri. Si tratta di una pala di legno vecchia circa 6.500 anni. La pala venne scoperta nel 2013, sepolta sotto un terreno che solitamente è una palude, ma che si era prosciugato a causa dell'atipico clima estivo di quell'anno. Accanto alla pala, la squadra ha rinvenuto i resti di una piattaforma di rami e un tumulo circondato da pietre che, evidentemente, erano state riscaldate dal fuoco. Un decennio è trascorso da tale scoperta e gli esperti sono ancora incerti su cosa si tratti. La pala, ovviamente, non venne utilizzata per condurre una barca, quindi quale sarebbe stata la sua funzione? Le pietre riscaldate suggeriscono che questo luogo era utilizzato per cucinare, quindi la pala aiutava in qualche modo in questo processo? L'attività sarebbe stata più correlata alla birra o alla concia che alla cucina. Alcuni ricercatori hanno suggerito che la pala veniva utilizzata per spostare le pietre calde fuori dal tumulo in fiamme, ma ciò non ci avvicina alla comprensione del motivo per cui il tumulo veniva incendiato in primo luogo. L'arazzo di Bayeux è uno straordinario capolavoro dell'arte medievale che narra la storia della battaglia di Hastings avvenuta in Inghilterra nell'anno 1066. Fu l'ultima volta che l'Inghilterra fu invasa con successo da una nazione nemica. È considerato un'icona culturale in Inghilterra e in Francia, ma a chi appartiene realmente la concezione e chi l'ha realizzato? Nessuno lo sa con certezza, ma ci sono alcuni indizi. Un filone di pensiero suggerisce che l'arazzo è di concezione francese e potrebbe essere stato commissionato per la dedicazione della cattedrale di Bayeux nell'anno 1077. Un altro filone sostiene che sia stato realizzato da ricamatrici in Inghilterra tra 1067 e 1092. La prima testimonianza concreta della sua esistenza, tuttavia, appare solo quando è registrata nell'inventario della cattedrale di Bayeux in Normandia, in Francia, nel 1476. Questo potrebbe indicare che è francese, ma il contenuto dell'arazzo include le storie di tre re inglesi, Edoardo il Confessore, il re Harold e il re Guglielmo. Se fosse stata fatta dai francesi, sicuramente si sarebbe concentrata di più sul lato francese della battaglia piuttosto che su quello inglese. D'altra parte, le sue proporzioni si adattano perfettamente alla navata della cattedrale di Bayeux, suggerendo che fosse stata appositamente realizzata per essere installata lì. È probabilmente francese, ma non possiamo averne certezza. Leonardo da Vinci è stato uno degli intelletti più fulgidi che siano mai esistiti.
Poliedrico genio, forse il più versatile talento multidisciplinare della storia, ha partorito nuovi concetti e ideazioni lungo tutto l'arco della sua esistenza. Alcune tra le più significative sono racchiuse nel Codex Atlanticus, una raccolta di 12 volumi di manoscritti, traboccanti di disegni e riflessioni tratte dalla mente del maestro, costituendo la più imponente collezione singola della sua opera. Da Vinci ha presagito ogni sorta di oggetti nelle pagine di questo codice, da strumenti musicali a macchine volanti. Vi è persino un disegno funzionale di un paracadute. Si ritiene che Da Vinci abbia lavorato ai primi disegni del Codex nel 1478 e agli ultimi nel 1519. Sono inclusi anche alcuni schizzi rudimentali di idee che aveva per dipinti, matematica complessa, osservazioni astronomiche, riflessioni su questioni filosofiche e un disegno per una pompa idraulica meccanica. Alcune delle concezioni sono stravaganti, come un'imponente bestia, ad esempio, ma tutte erano plausibili e in molti casi secoli avanti rispetto al loro tempo. Un erudito di nome Scott Waring ha recentemente svelato quello che crede essere una costruzione artificiale in Antartide. Tuttavia, nel suo discernimento, non si tratta di un comune ritrovamento archeologico, bensì di una base antica. Altri che hanno scrutato l'immagine ipotizzano che potrebbe trattarsi di una struttura vetustissima eretta da qualche civilizzazione. Tale costruzione sarebbe stata innalzata in un'epoca in cui la regione non era ancora ricoperta di ghiaccio e era cinta da foreste e vita. Questa singolare formazione può essere facilmente osservata in immagini satellitari. Tale struttura presenta alcune cime prominenti che sporgono nella neve, senza dubbio. Non sembra essere una formazione naturale ordinaria. Tuttavia, l'aspetto più intrigante è che la scoperta non sembra essere tanto recente come supponevamo. Il luogo appare già essere stato scavato e studiato precedentemente. È possibile osservare alcune tracce di veicoli che conducono alla struttura e aree di neve che sono state scavate e rimosse. Tutto sembra indicare che il luogo sia già stato scoperto dalle autorità, ma finora nulla è stato annunciato al riguardo. Il motivo del silenzio è la grande questione che aleggia attualmente. Alcuni teorizzano che nulla sia stato divulgato al fine di proteggere l'area da eventuali saccheggiatori. Altri credono che sia stata fatta una scoperta stupefacente e senza precedenti. Il ricercatore Scott Waring ipotizza che questa possa essere una prova di un'antica struttura nelle profondità della neve che è stata studiata e tenuta nascosta al pubblico per qualche motivo. Sarebbero questi i resti di un'antica cultura che un tempo abitava il luogo? Qual è la vostra opinione su questa struttura? Condividete il vostro pensiero nei commenti qui sotto. Per quanto riguarda i Maya, la testa mozzata di un dio Maya del grano è stata scoperta nel mese di maggio del 2022 a Palenque. Il ritrovamento è stato effettuato da archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia, che stavano lavorando in un sito vicino al fiume Usumacinta a Chiapas. Palenque è già riconosciuta tra storici e archeologi per ospitare alcune delle più belle architetture antiche e sculture in rilievo del periodo Maya mai scoperte. La testa mozzata è di stucco ed è stata deliberatamente depositata in un piccolo lago. Gli esperti della cultura e delle credenze Maya ritengono che il lago dovesse rappresentare l'ingresso per l'oltretomba Maya. Una delle credenze fondamentali di questa cultura era che l'universo fosse diviso in tre regioni, il cielo, la terra e l'oltretomba, e che i viaggi tra queste tre regioni fossero possibili attraverso portali. Sebbene questa scultura sia stata progettata per sembrare una testa che è stata violentemente separata da un corpo, è improbabile che esistesse una statua a grandezza naturale da cui è stata separata. Piuttosto, è probabile che sia stata concepita e costruita come una testa mozzata, poi montata su un treppiede prima di essere posizionata da est a ovest nella speranza di stimolare la crescita del grano. Ritorniamo in Turchia ancora una volta, ma questa volta si tratta di parlare degli antichi romani. I romani erano grandi estimatori dei giochi da tavolo. Forse hanno persino inventato il gioco che più tardi è diventato gli scacchi. Forse avete già sentito parlare del gioco romano Ludus Latrunculorum, ma nel novembre del 2025 una variante diversa è stata scoperta nell'antica città turca di Kibira.
Il gioco si chiama Ludus Duodecim Scriptorum e rimangono solo due pezzi del gioco e una scacchiera di pietra quadrata dopo 1800 anni nel suolo. Il suo nome si traduce come il gioco delle 12 linee scritte, anche se non si sa dove entrino in gioco le linee scritte. In forma e funzione, probabilmente è simile al backgammon, ed è evoluto da un ancor più antico gioco da tavolo romano chiamato Senet. Giocare con un amico sarebbe considerato un ottimo modo di passare il tempo nelle agorà della città. Il gioco potrebbe persino essere divertente da giocare se qualcuno conoscesse le regole, ma sfortunatamente queste si sono perse nel tempo. Si sa che coinvolgeva 15 pezzi e si giocava con 3 dadi, ma come i dadi dirigessero il movimento dei pezzi, questo rimane ancora un mistero. Gli archeologi a Tatong, situata nella provincia di Jiangxi in Cina, hanno recentemente scoperto un insieme di antiche tombe intatte. Hanno scavato le tombe una ad una, ma è stato ciò che hanno trovato nella tomba 113 che ha generato il maggiore entusiasmo tra gli esperti del paese. Il sepolcro conteneva decine di manufatti funerari, inclusi un unico gruppo di danzatori, musicisti ed altre figurine di terracotta accuratamente disposte. Prima dell'arrivo degli archeologi, la tomba era stata sigillata da circa l'anno 480, posizionandola nel mezzo della dinastia del Nord Wei. Ciò che è così insolito nelle figurine funerarie non è solo le loro pose peculiari, ma il loro numero. Dietro le già menzionate figurine, la squadra ha trovato un altro gruppo di lavoratori e animali di terracotta, fiancheggiati da cavalieri di ceramica e carri trainati da buoi. La qualità della collezione suggerisce che la persona sepolta nella tomba fosse qualcuno di importanza, ma c'è una curiosa mancanza di iscrizioni o altri elementi di identificazione. Sfortunatamente, probabilmente non sapremo mai chi fosse, ma la ricerca prosegue. Una donna conosciuta solo come Taputi è considerata la prima chimica e forse la prima profumiera del mondo. Era una donna intelligente e istruita e ha lasciato alcune delle formule dei suoi profumi in una serie di tavolette di argilla vecchie di 3200 anni, corredate di istruzioni. Le tavolette parzialmente tradotte, che presentano anche il nome di Taputi in cuneiforme, sono state scoperte nel luglio del 2022 durante gli scavi ad Assur in Iraq, che un tempo faceva parte della Mesopotamia babilonese. Gli esperti hanno ricreato il profumo di Taputi seguendo la sua formula. La lingua non è mai stata completamente tradotta, ma i ricercatori capiscono abbastanza per tradurre le parti essenziali del testo. Sappiamo, ad esempio, che Taputi utilizzava mirra, rafano, balsamo, calamo, fiori di cipro e spezie per fare i suoi profumi, che mescolava con solventi, poi distillava e filtrava per creare il prodotto finale. Le istruzioni di Taputi suggerivano anche di lavorare solo di notte, sotto una luna piena, e di cercare comunione con le stelle nel cielo, ma gli esperti moderni non hanno seguito questa raccomandazione. Sfortunatamente nessuno coinvolto nelle esperienze ha ritenuto appropriato dirci come odorasse il profumo. Forse era terribile. Inizieremo con la narrazione di uno scheletro che si ritiene risalire all'era paleolitica e che è stato scoperto nel 1978 nel complesso di grotte calcaree di Turabang a Xingdanggu, Jiangzhou. Lo scheletro è stato battezzato Hongsu, in onore della persona che lo ha scoperto per la prima volta, Kim Hongsu. Ora noto come il bambino Hongsu, lo scheletro è stato ritrovato in una posa perfettamente arrangiata su un grande masso di calcare. Il genere è indefinito, ma il bambino probabilmente aveva tra 4 e 6 anni quando morì. È un ritrovamento importante perché, mentre i reperti fossili di ominidi del Pleistocene finale in Cina e Giappone sono relativamente noti, il registro della penisola coreana è poco compreso al di fuori della Corea. La penisola coreana è caratterizzata da un terreno acido che può facilmente dissolvere i resti, rendendo la scoperta di tali resti un evento raro. Tuttavia, c'è stata una controversia riguardo l'età dello scheletro. Un test al radiocarbonio ha fatto risalire la scoperta archeologica al periodo compreso tra 1630 e 1893, rendendola recente. Tuttavia, il team di ricerca coreano che ha ritrovato il bambino Hongsu ha scartato i dati più recenti, sostenendo che fosse probabilmente dovuto a una contaminazione del campione.
Ora ci sono grandi interrogativi sullo scheletro. Il nostro prossimo reperto è stato quasi scartato come rifiuto prima che qualcuno lo riconoscesse e lo salvaguardasse. Si tratta di una rarissima carta da parete del 600 proveniente dalla Scozia. In qualche momento del passato qualcuno l'ha ammaccata e l'ha infilata nel camino della sua casa ad Aberdeen, presumibilmente per bloccare le correnti d'aria. La casa è stata rinnovata nell'anno 2016 e il blocco è stato finalmente rimosso. Quando la carta è stata rimossa, sembrava solo un fascio di stracci anneriti. Il proprietario l'ha gettata via, ma ha notato, mentre impacchettava i suoi rifiuti, che c'era qualcosa di marcato sul tessuto. L'ha portata alla Biblioteca Nazionale della Scozia, dove la verità è stata rivelata. Questa è una mappa del mondo realizzata dal famoso cartografo olandese Gerald Volk. È enorme, misurando 2 metri e 13 centimetri per 1 metro e 52. Ed è una delle sole 3 conosciute che sono sopravvissute fino ai giorni nostri. Era gravemente danneggiata a causa del tempo passato nel camino. Ma dopo un meticoloso processo di 6 mesi di restauro da parte di professionisti addestrati, ora è nella migliore forma che abbia mai avuto. Archeologi scavando la città fantasma medievale di Dongola in Sudan nell'aprile di 2023 hanno scoperto un complesso unico di stanze decorate con dipinti murali cristiani. Tra le rappresentazioni c'è la scena di un re nubiano che si inchina a Cristo, mentre l'arcangelo Michele si trova sopra entrambe le figure. Questa rappresentazione non ha paralleli nell'arte nubiana. Dongola fu costruita nel V secolo e divenne la capitale del regno copto di Mercuria a metà del VI secolo. La città prosperò tra i secoli IX e XI con oltre una dozzina di chiese e 2 monasteri nella periferia urbana espansa. I dipinti murali appena scoperti sono stati ritrovati sotto case private costruite durante il periodo dei fondi del XVII secolo e presentavano rappresentazioni di Gesù, Maria, gli apostoli, angeli, santi e scene dell'Antico e del Nuovo Testamento. Le stanze stesse, coperte da volte e cupole e costruite con mattoni crudi, sono piuttosto compatte. L'edificio si trova adiacente alla grandiosa Chiesa di Gesù, che da tempo è detta essere l'antica cattedrale di Dongola, la chiesa più importante del Regno di Mercuria. Questa scoperta potrebbe finalmente confermare questa teoria. Ora dirigiamo l'attenzione a un antico racconto di fantasmi egiziano, intitolato Khonsemhab e il fantasma. Questa è la vicenda del protagonista Khonsemhab, supremo sacerdote di Amon, e del suo insolito incontro con un fantasma irrequieto. L'introduzione della storia è andata perduta nel tempo, ma si presume che un uomo di cui ignoriamo il nome sia stato svegliato da un'apparizione spettrale in prossimità di una sepoltura nella necropoli tebana. L'uomo si rivolse a Khonsemhab e Gilyai raccontò della sua insolita avventura. Khonsemhab, evocando lo spettro, apprese che si trattava di Neferkaptah, prole di Amenhotep e Amose. Il sacerdote si offrì di erigere una nuova tomba e predispose un sarcofago dorato per lo spirito, ma la sua offerta non colpì il fantasma. Neferkaptah allora rivelò di essere stato supervisore dei tesori e un ufficiale militare sotto il faraone Seneferu. Alla sua morte, Gilyi furono concesse delle urne canope, un sarcofago di alabastro e una sepoltura nel pozzo. Tuttavia, nel corso dei secoli, la tomba crollò parzialmente, permettendo al vento di raggiungere la camera funebre e di risvegliarlo. Khonsemhab offrì di inviare 10 dei suoi servitori per portare offerte giornaliere alla tomba, ma lo spettro si lamentò che tali tentativi sarebbero stati vani. Qui terminano le copie del testo che ci sono pervenute. Ciò che sappiamo del racconto è frammentario e si è potuto ricostruire grazie a diversi ostraca ritrovati a Torino, Vienna, Parigi e Firenze. Forse un giorno ritroveremo il resto del racconto. La grotta di Cusa, situata a Campobello di Mazara, in Italia, è un sito affascinante che custodisce una ricca storia. Gli antichi greci utilizzarono la cava per l'estrazione di calcare per un periodo di 150 anni, prima di essere costretti a desistere a causa dell'invasione da parte delle forze cartaginesi di Annibale Magone nell'anno 409 p.C. Questa partenza improvvisa ha causato l'abbandono di strumenti e pietre scolpite ancora incompiute. In molti modi sembra che il tempo si sia fermato da allora.
Nonostante il disuso, il luogo rimane una testimonianza dell'impressionante abilità e arte dei Greci. Il calcare della cava veniva usato per costruire molte delle imponenti strutture dell'antica città greca di Selinunte. Oggi i visitatori possono osservare i resti dell'antica cava e ammirare i circa 60 blocchi di calcare scolpiti che furono lasciati indietro, comprese intere colonne che non raggiunsero mai la loro destinazione finale. Designata come zona archeologica della Sicilia, la grotta di Cusa offre uno sguardo intrigante alla vita e al lavoro degli antichi greci, oltre a una unica opportunità di esplorare i resti di una cava abbandonata. Un tempo era una fiorente fonte di calcare. I bagni califali sono un complesso di bagni islamici situati a Cordova in Spagna, incastonato nel cuore del centro storico, dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il complesso fu edificato per la prima volta nel X secolo sotto il regno di Al-Hakam II e fu concepito come spazio sociale e religioso dove i musulmani potevano compiere abluzioni e rituali di igiene, ma fungeva anche da luogo di socializzazione. La struttura dei bagni seguiva il modello delle terme romane, le quali erano parte integrante della vita urbana nella regione per generazioni. Dopo la caduta del califfato Umayyad a Cordova, la città passò sotto il controllo del regno Taifa di Siviglia. In quel periodo, un salone di ricevimento venne aggiunto al complesso termale. In seguito, fu costruito un altro bagno adiacente al complesso originale di Al-Hakam, con una nuova sequenza di stanze da fredde a calde. Con la conquista cristiana di Cordova da parte di Ferdinando III, i bagni continuarono ad essere utilizzati dai nuovi sovrani cristiani e una vasca d'acqua per il bagno fu aggiunta ai bagni più recenti di Almohad. Dopo essere rimasti nascosti per secoli, furono infine scavati e trasformati in un museo, inaugurato nell'anno 2006. Il busto in calcare di Tumara, scoperto nell'anno 1987 nel sito archeologico fenicio di Cabezo Lucero a Guardamar del Segura in Spagna, è un'opera d'arte di notevole valore. Ritrovato in frammenti, la scultura fu restaurata nel corso di diversi mesi dal rinomato specialista Vincente Bernabeu. L'opera restaurata è realizzata in calcare grigio di grana fine e raffigura una donna con indosso una tunica dal collo rotondo, una tiara festonata e rodetes ai lati della testa che rappresentano ruote vuote, forse di metallo sottile. Sopra la tiara e i rodetes indossa un mantello con dettagli drappeggiati finemente scolpiti. È anche rappresentata con una varietà di collane realizzate in diversi materiali e forme, incluse 7 perle a forma di lacrima e un cordoncino di perle con perle sferiche, piatte e a forma di oliva. In confronto ad altre sculture iberiche contemporanee, come la Dama di Baza o la Dama di Elche, la Dama di Guardamar presenta uno stile più arcaico e più caratteristiche iberiche. Poiché il luogo del ritrovamento fu fondato intorno al 300 a.C. e fiorì tra il 430 e il 350 a.C., si ritiene che la Dama di Guardamar risalga al periodo tra il 400 e il 370 a.C. Desidereremmo saperne di più su di lei, ma risulta essere piuttosto enigmatica. Allorquando un gruppo di archeologi si mosse in una missione volta a valutare l'impatto patrimoniale di una futura miniera d'oro nella zona dello Yukon in Canada, nell'anno 2011, erano ignari di quanto avrebbero presto scovato un tesoro di natura diversa. Più specificatamente, dissotterrarono una moneta cinese del XVII secolo. Un unico conio potrebbe sembrare insignificante, tuttavia, esso rappresenta il terzo di tale tipo mai rinvenuto nell'entroterra dello Yukon. Il team fu obbligato a verificare l'autenticità del reperto e condurre mesi di studi prima di annunciare la scoperta al pubblico. La moneta è contrassegnata con caratteri cinesi, a indicare che venne emessa durante il regno dell'imperatore Kangxi della dinastia Qing tra 1667 e 1671, come parte di una serie di 20 monete poema. Quando posizionati in un certo ordine, i caratteri su ogni moneta compongono un poema. Gli individui custodivano queste monete come talismani di buona sorte, spesso appese a una catena. Curiosamente, questa moneta fu rinvenuta in un contesto archeologico privo di materiali storici successivi. Questo suggerisce che il conio venne commerciato nella regione prima della corsa all'oro del Klondike, tramite lo scambio costiero delle prime nazioni con gioielli europei.
I tesori spesso vengono denominati in base al luogo in cui sono stati scoperti, come l'inestimabile tesoro di Lukovit, ritrovato nella città bulgara di Lukovit nell'anno 1953. Questa strabiliante collezione di manufatti argentei risale a circa 2300 anni fa, all'epoca dell'invasione di Alessandro Magno nel territorio tracio. Di fatto, gli archeologi ipotizzano che forse ciò rappresenti il motivo per cui il tesoro fu sepolto. Qualcuno desiderava preservare la propria preziosa collezione dagli attacchi delle orde di Alessandro, seppellendola per proteggerla. Possiamo solamente ipotizzare il motivo per cui non ritornarono in seguito a recuperarla. La collezione comprende piatti d'argento, tori, patera, brocche e redini di cavalli, molti di essi abbelliti con dorature per evidenziare aspetti del loro design, inclusa una impressionante raffigurazione di un cavaliere che attacca un leone con una lancia. Le decorazioni sui piatti spaziano da immagini realistiche come teste umane a creature mitiche come grifoni. Il tema equestre è un motivo ricorrente nell'arte tracia e compare regolarmente nelle opere. L'analisi specializzata degli artefatti suggerisce che questi furono realizzati da vari artigiani e artisti. Pertanto è plausibile considerare il tesoro come il frutto del risparmio di una vita di qualcuno. Gli storici erano sempre a conoscenza che le vetrate della cattedrale di Canterbury in Inghilterra sono antiche, ma nel luglio del 2021 nuovi metodi di prova hanno rivelato esattamente quanto vecchie fossero e la risposta ha sconfessato ogni previsione. Un'analisi scientifica delle vetrate le ha datate all'inizio del XII secolo, il che significa che erano già in loco quando Thomas Becket, l'arcivescovo di Canterbury dell'epoca, fu assassinato sull'altare dai soldati del re Enrico II nel 1170. Ciò implica anche che in qualche modo sono sopravvissute all'incendio che quasi distrusse il resto della cattedrale nel 1174. In senso figurato, le vetrate hanno assistito a tutta la storia della moderna Gran Bretagna. L'infame assassinio di Becket tormentò il re per il resto della sua vita. Dopo un disaccordo tra Chiesa e Stato, Enrico esiliò Becket in Francia e si infuriò quando fece ritorno. La storia non registra se ordinò l'omicidio o se questo fu perpetrato da soldati che pensavano di ottenere il favore del re commettendolo. Qualunque fosse il motivo, si rivelò un errore. Becket divenne un martire in morte e fu santificato dalla Chiesa Cattolica, un atto che alla fine portò Enrico a presentarsi alla cattedrale in ginocchio, supplicando il Papa per il perdono. Queste vetrate ne sono state testimoni. La nostra prossima serie di reperti sono eccellenti esempi di armature per elefanti. Quando parliamo di armatura per elefanti, non ci riferiamo ad armature per umani fatte di ossa di elefante. Gli antichi utilizzavano le ossa di molti animali per le armature, ma mai quelle degli elefanti, per quanto ne sappiamo. Al contrario, ci riferiamo alle armature che furono fatte per gigli elefanti da guerra. Mandare un elefante in guerra sarebbe impensabile ora, ma era una tattica molto efficace migliaia di anni fa. Le forze di Alessandro Magno soffrirono una sconfitta catastrofica quando Dario III della Persia inviò un esercito di elefanti a combattere contro di loro in quella che è oggi la parte settentrionale dell'Iraq. Fu la prima volta che qualcuno nell'esercito di Alessandro vide un elefante e molti di loro fuggirono in terrore. Ci vollero circa 100 anni perché la gente inventasse tattiche di campo di battaglia efficaci contro gli elefanti, quindi, a quel punto, divenne necessario proteggerli. Gli indiani furono i primi a creare armature specifiche per i loro elefanti da guerra, sviluppando design accattivanti, mantenendo la praticità. L'attenzione principale dell'armatura era rivolta a zone di tessuto morbido come gambe e piedi. L'invenzione dei cannoni e delle armi da fuoco rese infine gli elefanti obsoleti sul campo di battaglia, ma esempi sopravvissuti delle loro armature possono ancora essere trovati in molti musei britannici o indiani. L'unico aspetto di cui GLI archeologi sono assolutamente certi riguardo le cosiddette mura misteriose di Berkeley, situate a Fremont, in California, negli Stati Uniti, è che non sono state erette da coloni spagnoli. Oltre a ciò, tutto è pura congettura. Gli archeologi e gli storici hanno condotto esplorazioni e varie forme di ricerca sulle mura per oltre un secolo, eppure queste continuano a rimanere un enigma. La loro realizzazione ha comportato un'imponente opera di costruzione per coloro che le hanno erette.
si estendono lungo le colline di East Bay Berkeley per 80 km, arrivando alla periferia di San José. Nel punto più alto raggiungono un'altezza di 1,52 m e molte delle pietre utilizzate nella loro costruzione pesano più di 1000 kg. Numerosi tratti attraversano aree di pendio difficili da raggiungere. Non sono sufficientemente alti da essere classificati come un recinto e presentano troppe lacune per essere utilizzati come muro difensivo. Anche se si ignorassero le lacune, gli archeologi non hanno mai identificato la necessità di avere una parete difensiva in quella posizione. Quando arrivano al Monte Diablo, attraversano un antico cerchio di pietra. Un po' più avanti, si avviluppano in una spirale con un'enorme pietra al centro. È quasi come se qualcuno le avesse erette come una beffa per confondere gli archeologi. Se non avete ancora aderito alla nostra comunità come iscritti, prendete in considerazione l'opportunità di effettuare l'iscrizione per non perdere nessuna novità futura. Ricordatevi, perseguite la costante ricerca di conoscenza e godetevi il processo. State bene e ci vediamo in un futuro prossimo.